eravamo in compagnia assieme, quindi fin da bimbi ci frequentiamo, andiamo tutte le estate al mare assieme, al bar tutte le sere, quindi ci vedevamo sempre. Poi in un momento in cui tutti e due eravamo single, in un momento particolare, c'è stato questo bacio e da lì quello che io potevo vedere in un amico si è catapultato in quello che poteva essere invece mi piace o non mi piace. Un giorno, accompagnando un amico con un'amica della Melania, ho capito che lei era la persona per me. La proposta di matrimonio per me è stata una cosa abbastanza importante, perché ho condiviso, cioè, l'amore per lei assieme all'amore per il calcio, per la curva, quindi ho voluto unire le due cose perché secondo me sono le cose più importanti. E c'è stato il sì, il no, non si è capito niente, perché la gente ha iniziato a abbracciarmi indipendentemente dalla risposta, e quindi è stato tutto lì, sono stata obbligata praticamente a dirgli di sì. Siamo diventati genitori molto presto nella nostra relazione, ma perché entrambi lo sentivamo, e infatti abbiamo fatto due figli e sono sicuramente il frutto del nostro amore. È molto bello, cioè, condividere queste cose assieme e con loro. Allora, lui ha un grandissimo pregio, secondo me un grandissimo difetto. È molto 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 testardo, poi è molto molto generoso, molto dolce nei momenti giusti, non sempre, però nei momenti giusti sa esserlo, e poi fa finta di essere uno che non gli interessa tante volte, o uno che non è romantico, uno che non è sdolcinato, però sotto sotto si vede. Quando uscivamo le prime volte, lei a tavola parlava, io l'ascoltavo. I suoi genitori mi dicevano sempre: ma senti quanto parla la Melania, senti che parla molto. Io dicevo sì, ma io non ci trovo niente di strano. Poi ho capito che in realtà parlava molto. Melania è una persona molto affettuosa, infatti in un rapporto serve avere una persona al fianco che nei momenti della vita in cui sei più triste, lei capisce al volo e viene sempre al tuo fianco.